tutte e ben ritrovate in questo nuovo video. Oggi faremo un make up usando come diciamo protagonista questo che è il nuovissimo fondotinta di Neve Cosmetics Star System. Questo fondotinta diciamo che è indicato e nasce un pochino per tutte le tipologie di pelle. In particolare ho scelto la tonalità Light Neutral, che è questa qui, questa, e dovrebbe un po' rispondere alle esigenze del mio incarnato. È dotato di una spugnetta che permette comunque di andare a picchiettarlo in piccole zone e niente, andiamo quindi subito ad applicarlo insieme. Io già l'ho utilizzato, quindi comunque l'ho utilizzato due volte. Iniziamo subito andando ad applicare il primer base occhi. Io uso sempre quello di Puro Bio, con cui mi trovo molto bene. E successivamente andiamo ad opacizzare la palpebra usando il primer loose powder. Aiuto con questo pennello che è sempre della stessa linea. E quindi vado a definire un pochino la piega dell'occhio con un colore neutro, prima poi di andare appunto a stendere il nostro eyeliner. Ok, avendo dato questo tocco diciamo di in primis vado della piega, a definire, dopo aver fatto ciò vado a definire un attimo le sopracciglia e vado in un primis a definire il bordo delle sopracciglia e poi ad applicare lui che è il Brow Model nella tonalità Roma Brown. Allora, prima di tutto io le pettino con un scovolino, se ce l'avete va benissimo, quindi le rimettiamo in ordine. Poi andiamo, volete comunque realizzare un sopracciglio comunque quanto più perfetto, lo andiamo a definire nei contorni e poi andiamo ad applicare questo, che è comunque un ottimo mascara per le sopracciglia, però giustamente non è dotato di un pennino, quindi o si va ad utilizzare una matita appunto che vira sulla stessa colorazione o lo si applica da solo, però ovviamente dà un effetto più naturale e meno preciso. Dopo aver quindi definito i bordi del nostro sopracciglio, andiamo ad applicare questa qui, che è comunque la tonalità appunto che viene pensata per le rosse o comunque per le mogano, un po' come me. Ovviamente vi raccomando di prelevare una quantità irrisoria di prodotto, perché sennò vi andate a pasticciare e non potete stenderlo per bene. Andiamo a stenderlo. Come ben notato, una volta che comunque abbiamo definito comunque il sopracciglio nei bordi, applicare questo ci permetterà di avere un sopracciglio quanto più definito. Ovviamente questa comunque mascara va a non soltanto a riempire il colore che noi abbiamo di base, ma al tempo stesso a volumizzarlo eventualmente. Qui comunque le sopracciglia finite, andiamo a iniziare il nostro make up occhi. L'ombretto che andrò ad utilizzare è questo qui ed è uno degli ombretti di neve in minerale e lo andrò a formare usando Rugiada Make Up, questo qui. Dopo aver applicato l'eyeliner andremo a stendere il mascara. Io in particolare uso questo di Avril mascara a volume, con cui mi sono trovata molto bene. Andiamo a stendere un illuminante sotto l'arcata sopraccigliare. Uso Pur di Defa Cosmetics. Vado ad applicare nella rima inferiore una matita nera. In particolare userò la matita Gangster di Defa Cosmetics. Ho applicato sul viso precedentemente una crema viso, che è quella che utilizzo io, come base trucco, perché comunque avendo una pelle un po' secca bisogna comunque di andare a idratare la pelle prima di applicare qualsiasi cosa. In particolare, essendo che questo è un fondo compatto, un fondo privo di acqua, quindi comunque è necessario secondo me andare a idratare la pelle prima di applicarlo. Pertanto ho idratato la pelle, ho messo la mia crema che è la Sebo Lift Giorno di Domus Re Toscana ed ora procedo andando a applicare questo prodottino qua. Vado a stenderne due striscette, qui, una qui, ma e una qua. E niente, dopo che sembro quindi un'indiana posso andare a stenderlo.
contorno occhi, così anche vedo un pochino se funziona anche per le occhiaie. Sempre col pennellino andato ad accendere perché ho notato che è meglio, infatti vi ho fatto vedere appunto l'applicazione con quello, che comunque non è super coprente, mentre questo qui copre molto 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 di più. Applico il correttore e vado però a stendere una cipria, perché l'ho provato e ho visto che senza cipria tende un pochino a lucidare nel corso delle ore, quindi vado a fissarlo con una cipria. Come cipria io particolarmente vado ad usare questa di Puro Bio, con cui mi trovo splendidamente bene. Applicare un po' di terra col pennellino proprio per il contouring e successivamente vado a usare il blush Calm sempre di Neve Cosmetics. Usare un altro ombretto sempre della Neve, vodka sempre di Neve, come illuminante, sempre come illuminante per il viso, perché è molto molto delicato, quindi comunque va benissimo da applicare. Mi affido al numero 14 Strike di The Fa Cosmetics, dell'ultima linea No Flash Freeze. Questo fucsia metallizzato molto confortevole e bellissimo sulle labbra. E niente, questo qui è il make up finito. Io spero vi piaccia, ci vediamo al prossimo video, ciao!